Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono XX, scelto sull'XX e questo è un nuovo video sul multiplayer di Mass Effect 3, il terzo del capitolo della saga Mass Effect, prodotto dalla EA e dalla BioWare. Allora, il multiplayer sostanzialmente non è ricchissimo, non è ricchissimo di modalità, diciamo che dal punto di vista di mod è molto povero. Ah, l'unica modalità che presenta è ondate, una sorta di orda, nella quale dobbiamo resistere varie ondate contro i nemici, e che si divide in tre sfide principali. La sfida bronzo sarebbe, consiste nel resistere dalle ondate 1 a 10 con nemici forza standard, diciamo come quelli che troviamo nella camera di difficoltà normale. E poi c'è la sfida argento, dove le ondate sono un po' di più, non chiedetemi quante perché non l'ho ancora provata, quindi non so quante ondate siano, non sono mai arrivato alla fine. E i nemici sono più potenti. Nella sfida oro invece i nemici raggiungono la massima potenza e le ondate sono ancora di più. Allora, praticamente io sto usando il soldato perché, come sapete, in Mass Effect si possono scegliere varie classi, 5-6 classi diverse, tra cui soldato, adepto, sentinella, poi non mi ricordo più alcune. Comunque il soldato secondo me è uno dei più potenti. E ora in questo momento sto usando il mitra con una sorta di lanciagranate che lancia granate incendiarie che poi rintracciano il nemico, come questa. Sto giocando online insieme ad altre tre persone che non conosco, però ho fatto troppa partita veloce. E scusate, sono un po' debole rispetto agli altri perché sono soltanto il personaggio, soltanto livello 2. L'armatura che sto usando la potete tranquillamente prendere nel negozio sotto la voce Battlefield 3. E infatti troverete l'armatura, questa armatura di Mass Effect e di Battlefield, se avete giocato a Battlefield. Quindi se avete giocato a quel gioco, se l'avete messo nella vostra Xbox e avete giocato multiplayer, troverete questa armatura, potete prendere. Innanzitutto nel negozio possiamo trovare l'equipaggiamento del nostro soldato, del nostro personaggio, e le varie abilità che possono essere comprate con Microsoft Point, ovvero nel negozio, come sapete, no? Microsoft Point, oppure con i crediti, cosa che vi consiglio perché è un'assurdità comprarle con i Microsoft Point, ma è meglio, molto meglio con i crediti, che se ne vincono anche abbastanza in queste partite, soprattutto se uccidete. Logicamente non faccio tantissime uccisioni perché faccio sempre assistenze, però qua vedete la mossa con tenendo premuto B, mi sembra, facciamo tipo il super coltellaccio alla schiena e ammazziamo la gente. E nel frattempo volevo consigliarvi un paio di canali. Il canale di Cava992 Xbox, mi raccomando iscrivetevi, è un bel canale. E non in questo periodo, diciamo, non ho avuto molto tempo per caricare video, non ho avuto proprio tempo. E speriamo che presto ne caricherà altri. Volevo consigliarvi il canale di The Final Black 1, il canale di Vero Video Ludico, The Time Stay, e poi i tre canali vincitori del contest, che sono iNoob Channel, The Paxo98 e Lugia98. Inoltre volevo consigliare anche due canali che metterò in descrizione e il link qua proprio nel video, metterò il link, tra cui uno Shin, mi ha realizzato lo sfondo di YouTube che secondo me è fantastico e lui è bravissimo, quindi iscrivetevi al suo canale. E va, continuiamo. Allora, avete visto, ci sono varie razze di mostri, non sono tantissime, però come potete vedere qua abbiamo incontrato il bruto, poi ci sono i razziatori, i cannibali, i mutanti, non sono parecchie, però diciamo sono abbastanza. Qua in questo punto ero praticamente, muovevo tasti a casaccio tra poco, perché il bruto adesso mi arriva addosso. Sì, ecco, mi colpisce, rimango senza scudo e rimango praticamente, mi assale il mutante, rimango con uno di vita. E allora fuggo a casaccio proprio, muovendo tasti proprio alla babbo, riesco a fuggire, a salvarmi. Per fortuna, grande. Allora, io Mass Effect, secondo me, vi consiglio di comprare questo gioco perché è molto bello. Se vi piace il genere fantascienza unito al gioco di ruolo, anche se io devo dire che nella campagna sceglierò azione, perché il genere Mass Effect, e a me i giochi fantascienza piacciono molto, e anche i giochi di ruolo mi piacciono tantissimo, solo che in Mass Effect
Non è che diciamo, mi appassioni molto questo gioco, anche se devo dire che quella grafica del terzo è fantastica rispetto agli altri due. Anche la storia è molto bella. E Mass Effect è un gioco dove dal primo al terzo si possono vedere dei miglioramenti incredibili. Rispetto al primo, questo qua è praticamente il miglior videogioco del mondo se lo compariamo al primo di Mass Effect. E anche il secondo era molto bello perché c'erano molti miglioramenti, e nel terzo invece sono state appropriate delle modifiche fantastiche. Qua avete visto il Banshee, che è il mio amico che me l'ho dimenticato di dirvi. Comunque, abbastanza. Per me sono tutti forti questi nemici perché sono livello 2, come ho già detto. Ho appena iniziato a giocare a questo gioco perché ero indeciso se prenderlo o non prenderlo, e alla fine ho detto dai, prendiamocelo, tanto sblocchiamo qualche obiettivo, ci divertiamo un po' e vediamo com'è cambiato. Non vedo l'ora, tanto sto aspettando l'uscita di Resident Evil, oddio, Raccoon City, potrebbe essere, sì, Raccoon City, che uscirà il 20 o il 22 marzo, invece il 6 di Resident, che precede il sesto di Resident Evil, che uscirà, mi sembra, a novembre o ottobre, non mi ricordo bene, me l'avevano detto, ma l'ho letto da qualche parte. E poi vabbè, abbiamo ucciso il mutante, e io vi ringrazio, grazie a tutti ragazzi, al prossimo.